Ragazzi, benvenuti nel canale Gameplays 1973 Channel. Un saluto al vostro amico Salvo che sta continuando la sua partita col suo secondo PG per portarlo a 594, che è il limite massimo di livello di su Bloodborne. Quindi già col primo ci sono. Ciao ZS Skeletron 2004. Ciao. Dicevo, col mio primo già PG ci sono a 594, invece con questo devo arrivarci, ma non ci vuole molto. Poi vi farò vedere come fare velocemente gli echi. Io farmo che è una bellezza. Quindi ora continuo la mia partita, mi farò anche i DLC, dove nei DLC si farma veramente bene. Aspettiamo il secondo, ragazzi, l'annuncio di Bloodborne 2. Ne approfitto anche per dirvi che ho deciso di dedicarmi solo ai giochi horror e farò qualche piccola eccezione, tipo come Bloodborne, quando faranno l'annuncio di Bloodborne 2, o dei giochi tipo della serie Souls, che sono convinto che non finiranno ma continueranno, e di qualche altro gioco che mi interessa, ma soprattutto mi dedicherò solo esclusivamente agli horror quando usciranno, che sono un patito. Io per esempio ho già ordinato Resident Evil 7 e Outlast 2, ragazzi, non vedo l'ora che arrivino e di giocarci, che sono un grande patito dell'horror io. Anche Bloodborne non mi dispiace, anche se è un fantasy, non è un horror. Oddio, c'è qualche cosina di horror, però poco poco. È più un genere fantasy, secondo me. Però cavolo, Bloodborne 2 sarà qualche cosa di spaziale, secondo me. Da prendere a occhi chiusi, ragazzi. Ah, un'altra cosa. Sulle mie armi, questa di qua che uso, che si chiama la Scythe del Cacciatore, e l'altra che uso, che è la Mannaia, ho aggiunto due gemme abissali, ragazzi. Quindi le mie armi sono al top del top. Cioè, massima potenza sulle armi. Questa di qua è una partita alla decima run, come vedete io li falcio velocemente, li falcio. Quindi non ci sono problemi. Le mie armi sono belle toste, cattive. E se qualcuno mi invade, cosa che, oddio, a livello 265 può succedere. Con l'altro PG a 594 non vengo invaso manco se mi pagano, che sono troppo alto. Sono io che devo invadere ed è una rottura. Non mi diverto, perché oramai il gioco è quasi abbandonato, ci giocano solo i giapponesi e i cinesi ci giocano, ma li one shot come niente. E neanche mi diverto, cazzo. Sono scarsoni. Ma sì, non mi interessa la storia, tanto la so a memoria. La so come l'Ave Maria, la storia di Bloodborne. Che è veramente bella. E non è semplice da capire. Bisogna finirlo più volte per capire sto gioco. Minchia, l'ho one shottato con un colpo solo. Minchia, mi faccio paura. Sta arma di qua è qualche cosa di spaziale. Quasi, quasi one shottato. 4.897 echi dal sangue, ragazzi, alla decima run. Farò qua un botto di milioni di echi farò. E la cosa bella è che non ho messo le rune. Non ho messo le rune quelle. Come si chiama? Runa e la luna. Ce ne sono tre, ragazzi. Al 10, al 20 e al 30%. In totale danno il 60% di echi del sangue. Ce li ho, ma non li ho voluti mettere. Perché già farmo bene così, farmo. Se metto quelle tre rune, farmo che è una cosa allucinante, però va benissimo così. Se non sapete dove si trovano quelle rune, ve lo posso dire io, ragazzi, dove si trovano le tre rune queste che vi fanno farmare a livelli mostruosi. La prima, anzi le prime due, le trovate nel sogno dell'incubo di Menzies. Quella 10 si trova girando il quadro, quella 30 si trova quando buttate l'occhio giù. Attivate il segno del contatto, però la prima volta non ve la dà,
di squarto vivo. Dicevo, la prima volta che voi buttate giù l'occhio, non vi dà la runa, quella al 30%, ma vi dà una specie di cordicella che vi permette di andare a farvi la regina Putumedia. Però la seconda volta che voi finite il gioco, andate dall'occhio, fate questo simbolo di qua, ragazzi, tanto per capirsi, contatto, stabilisci. Mettendovi così, l'occhio vi darà la runa della luna al 30%. Invece quella al 20% si trova nei calici di Isis. Però non mi ricordo il punto esatto, basta farvi un calice di Isis. Lo fate e trovate lì la runa. Quindi vi mettete quella al 10, quella al 20 e quella al 30 e farmate alla grande, ragazzi. Proprio vi fate un botto di echi se volete. Io mediamente così, senza rune, faccio un paio di milioni di echi faccio. Tu sei quel forestiero? Mi spiace, non Ciao voglio avere Michael. rubato. Ciao, ma The Division? Vabbè, Michael, mica posso sempre giocare a The Division. Ci giocherò più tardi. Mi sto dedicando al mio secondo PG di Bloodborne per farlo salire a livello 594. Poi perché a me piace giocare a Bloodborne. Quindi faccio un po' qua e un po' a The Division. Quindi ci becchiamo più tardi. Gran bestia st'arma, mi piace un botto, ma anche questa di qua non è male. Anzi, questa di qua è meglio, perché ha un segreto, che ora vi svelo. Basta leggere le statistiche. Quest'arma di qua, se andate a leggere qua, ragazzi, che molti non la fanno, cioè non lo fanno, ma basta leggere. Mi dice che quest'arma, quando incontra delle belve, si tramuta in un'arma lunga e i suoi danni vengono amplificati. Cioè, io quando la metto così e combatto un boss, gli faccio il culo in standing ovation. Gli faccio proprio brutale. In più, qua c'è messa anche una gemma abissale. Glielo faccio proprio a standing ovation alla grande. Sì, mi maledici, maledicimi. Ah, vero, là non ci va. Oh! Qui, ragazzi, calma, calma. Calma, calma, calma. 4.452 a botte mi danno, niente male. Che viene nel mio mondo, farma che è una bellezza. Oh là, ciao! Che cazzo dici? Venite ragazzi, venite, venite. Vi squarto uno a uno, vi squarto. O se volete vi squarto tutti insieme. Liscio. Mori. Vaffanculo. Io ero un cane. Ma dici vero? Va. Fatta piazza pulita. L'ho presa la runa là in fondo? No. Spappola chi vuoi, scendi. Ti distruggo. Così impari.
Oddio, sono strapieno. No, non ho bisogno. Quello è uno della Lega. Fanno i civetti. Pieno. Vabbè, normale, 99. È tutta roba che mi devo vendere. Quello lì là dovrebbe essere Paragascoi, dovrebbe essere. Pure è pieno, cavolo, tutto pieno sono. Tutto strapieno sono. Oh, rugiada di sangue freddo, vabbè, un po' di niente, per poco. Sarà bello farsi i labirinti. Ciao cane. Ciao cane. Come stai? A posto? Ciao. Ciao ragazzi. Posso, calmi, siamo calmi. Non mi fate innervosire. Se no mi si agita il personaggio e si innervosisce. Via, questo col cecchino mi sta sulle scatole. Ciao in su. Sto iniziando il decimo viaggio col secondo PG. Ciao. Ciao Ciccio. Sto iniziando il decimo viaggio. Se ti vuoi aggregare e vuoi farmare, hai l'occasione. Se vuoi farmare. Muori, ciao, lupacchiotto. Ti squarto vivo. Così impari. Scemo. E ora lo avevi abbandonato. Sì, un poco. Era il secondo PG, era. Era messo a riposo. Quindi lo porto a 594. Lo porto in un paio di run. Me la cavicchio. La mia amica Dani è più forte, la mia amica Dani. Ciao Elvis. La mia amica Dani è molto 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 più forte. Ok, ci facciamo il nostro simpatico boss alla decima run. Bella. Non ci provare, scemo. Non ci devi neanche provare a darmi un colpo. Io ti distruggo. Fai dei parti mostruosi. Fai dei perri mostruosi. Lo so. Gli ho messo una gemma abissale qua. Gli ho messo. E ho messo anche una gemma abissale qua. Quindi faccio molto 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 male. Ok. Ok. Levo questa. Ok. Eccola qua, ne ho una sola. Purtroppo ne ho una sola. Vabbè, non importa. Andiamo. Ciao, come stai? Oh cazzo, m'ha afferrato. E m'ha fatto un male boia. Qualche che mi innervosisco. Ma se mi innervosisco sono cazzi. Scemo. Non mi fare innervosire.
è riaccappato, allora ci insisti. Aspetta, aspetta Ciccio, che sto qua messo male. Ok. Ma cazzo. Allora, secondo te è più bello Dark Souls o Bloodborne? E qua mi dai una cortellata. Ti direi tutte e due, ma preferisco più Bloodborne. È mille volte più avvincente. Però dai, 50 e 50, dai. Bloodborne tutta la vita. Se fanno il 2 me lo prendo a occhi chiusi. Ancora non abbiamo finito qua, c'è tanta roba da prendere. Piano piano. Ok, buono. Bloodborne ha una storia particolare, devi capirla, sì. Bisogna finirlo minimo tre volte per capire la storia nel suo complesso. Minimo tre volte, minimo. Facendo i tre finali. Di cui al secondo finale si capisce che continua il gioco. Cioè, è palese. Oh cazzo, ho esagerato col Perry. Cazzo, che ci fai lassù? Ho esagerato col Perry. Vabbè, questo è perché c'è la gemma abissale. C'è una mostruosa gemma abissale. Allora insistiamo a mandarli giù. Qui si parla di cacciatori che combattono per sopravvivere nella zona. Eh sì, verissimo. Non ci provare, stronzo. Ciao, Tomino! E pure lui giù è andato, però stavolta questa l'ho acchiappata. Oh, figo. Topo squartato. Non ci provare. Non mi cadere per adesso. Non proprio. Lo faccio per, diciamo, perché mi diverto stare in vostra compagnia. Non sono uno youtuber professionista, quindi preferisco stare in vostra compagnia. Mi diverto più così, mi diverto. Oh, guarda, è troppo maledetto. Tubo Channel, ciao! Tun Tubo Channel.
Mi chiamo Gameplays 1973 Channel, ma su Play mi chiamo Gameplays 1973. Io lavoro, la notte lavoro. Se ti interessa questo, Tubo Channel. Lavoro la notte io. Sono un pasticcere e un rosticcere sono. Quindi ringraziando a Dio si lavora. Di nulla. Oddio, che figo non proprio. Però bisogna campare. È un lavoro pesante. Anche. Faccio anche dolci, faccio. Fiale, vabbè, ce la dovrei fare con Gascoil. Non ci dovrebbero essere problemi. Qua non c'è niente. Ogni volta vengo sempre qua. Eh sì, questo è vero, verissimo. Allora, la scala è da questa parte. È verissimo. La prima vado qua. Sì, esatto, non è mai, non è male. 571 iscritti. Ah, grazie, non lo sapevo, ero arrivato a 570. Oh, grazie, c'è stato un iscritto in più. Ciao Jacopo, come va? Come al solito. Tutto bene. Tutto ok. Sto utilizzando il secondo PC per farlo salire. E lo sto specializzando in tinta del sangue. Lo sto specializzando, questo secondo PC. Niente arcano, solo tinta del sangue. Che in tinta del sangue faccio un danno della Madonna. Guarda qua, spargimenti di sangue alla grande. Devo buttare le anime di sopra giù, vabbè. Come mai niente, come mai niente live di The Witcher 3 ieri sera? Perché ho deciso di fermarmi momentaneamente per farmare, quindi tra un paio di giorni, appena sarò salito un po' di livello, ricontinuo la videoguida. Ma ripeto, è un gioco vecchio, ma per me è nuovo, non lo conosco, quindi devo farmare perché non riesco ad andare avanti. Ah, ok. Oh cazzo, vaffanculo. Oh, guarda, ma peccato. Vaffanculo. Fai vedere lo stesso il tuo farming, che è piacevole. Qua sono a 975.000.
che bestiale quest'arma, che devastante. Dico su The Witcher, ah, su The Witcher. Potrei anche farlo volendo. Ma sì, va, questa sera ci gioco, dai. Anche se secondo me non è come dici tu, secondo me va sul noioso, però posso pure farlo, non è un problema. Sei un cacciatore, vero? Vieni No. da fuori? Sei rimasto invischiato in una brutta storia, proprio stanotte, fra tutte le notti. Ecco, per dare il benvenuto al nuovo cacciatore. Sì, lo so. Preparati al peggio. Non ci sono più esseri umani, sono solo belve affamate ora. Sei ancora qui? Che succede? Un cacciatore spaventato Sì, da gioco ancora a quattro The belve. Division. Il mio amico Jacopo è molto forte a The Division. Allora. No, non ho niente da dirti per adesso. Io sono a livello 12, di che? Ci vuole un casino per livellare. Ma qui, su Bloodborne, no. Ascolta il mio consiglio. Ti faccio farmare facile io. Tubo Channel. Anzi, Toon Tubo Channel. Ah, The Division. Ah, vabbè, se vuoi, quando mi vedi, ti posso aiutare a salire di livello, non c'è problema, ti aiuto io. Basta che vedi il mio nick, Gameplays 1973, mi mandi l'invito e ti aiuto a farmare, non è un problema. O io aiuto chiunque, aiuto. Tanto giorno 22 c'è l'aggiornamento, c'è, e mi distruggono la build, ma non solo a me, a tutti quanti. Adesso mi mandi l'invito, ma sono su Bloodborne, non sono su The Division. Quando mi vedi online lì, basta che me lo mandi, non c'è problema, ti aiuto volentieri. Ah, qua è chiuso. Guarda, ti invito la richiesta, adesso l'hai richiesta, così quando... Ok, va bene. Alla fine della diretta qua l'accetto. Comunque cos'è una build? La build è
A seconda cosa vuoi essere, se vuoi essere, che ne so, un tank, cioè uno che ha molta resistenza e non viene ammazzato subito, ti fai una build in quel senso. Oppure se ti piace attaccare, ti posso consigliare qualche build d'attacco, ma è semplice vederlo. Tuntu sarebbero le sue statistiche. Ah, ho capito. Sei un cacciatore, vero? No. Beh, dunque, conosci qualche luogo sicuro? No, perché non la conosco. Per adesso. Ok. Questa me la vendo. Quella è un'anima che me la vado a pigliare, spendibile. Quindi me la vado a pigliare. Sono proprio ignorante. No, figurati all'inizio. Allora, io come prima arma da fuoco rapido, seconda area, utilizzo un fucile a pompa se nel caso si avvicinano troppo i nemici. Vabbè, io ti consiglio di utilizzare un mitraglione se riesci a trovare un Angry Hog oppure un M Marina o un MP5, visto che la li devono potenziare ancora, ho letto. O anche un C36 va bene. Come seconda arma va bene il pompa. Ma ti consiglio o l'MCS Custom, se riesci a trovarlo, o un M Marina. Anzi no, un Super 90 Marina, se non mi sbaglio si chiama. Sono due ottimi fucili a pompa. Oh, grazie Jacopo. Non conosco la tua voce, ma riconosco. Sei un cacciatore. Allora potresti andare in cerca di mia madre. Papà non è mai tornato dalla caccia e lei è andata a cercarlo. Non ho più sue notizie da allora. Sono sola e spaventata. Trova la madre e la bimba. No. Ti ringrazio. Davvero? Oh, grazie. Mamma indossa una spilla di pietre preziose rossa. È davvero grande e bella. Non potrai non notarla. Oh, stavo per dimenticarmene. Se trovi mia madre, dalle questo carillon. Il carillon, non l'ho mai utilizzato. Neanche la prima volta Suona che ho una giocato a delle Blood, canzoni però l'avevo preferite di capito a che papà. serviva. Che Quando lui si scorda di noi, gliela facciamo ascoltare affinché si ricordi. già ti dà l'indizio Mamma è nella stata davvero in conversazione, shock a ma uscire senza. mi era sfuggita allora. Non l'ho mai utilizzato, mai. Mai, proprio mai, zero. E non lo utilizzo manco ora. Però ci sono rimasto male quando l'ho scoperto. A che serviva?
A che ti serve il carillon? Serve a, quando sono su Patrascascoi, a calmarlo, ma funziona solo 3 volte. Funziona. Dopo la terza volta che si trasforma non funziona più. Ma io non l'ho mai utilizzato. Non l'ho mai utilizzato. Mai. No, preferisco la mia. Va benissimo. Anzio da cambio e mi metto la mia fedele Ludwig. Dove ho messo anche qui una gemma abissale. Mi dovrebbe dare S, vediamo. Bibia! Bibia con la gemma abissale, ok. È una grande arma questa. Un po' lenta ma fortissima. Lenta. Lì c'è la tabellina del 8. Sì, lo so, ma mi va bene questa, Jacopo. Mi piace usare questa. Sì. Patrascascoil. In Dark Souls 3 è quello degli abissi, è lui. Stessa posa. Grande Patrascascoil. Bestie dappertutto. Presto o tardi anche tu diventerai come loro. Forse. Vai con l'alito. Alito pesante. Ti hai mangiato, Cascoil? No, no, non cazzeggiamo.
Non cazzeggiamo, fate cascoi. Non mi fare incazzare. Non ci provare, fate cascoi. Spacco il culo. Sì, godi, godi. Che odore è quello? Oh cazzo, l'ho lisciato. Il dolce sangue, oh, è come musica per me. Musica. Così intenso da far ammalare. Sì, sì, godi, godi. Io godo pure. Che mi piace quando fa così. Mi piace. Si emoziona. Oh, grande padre Gascoil. Non ci provare, fate cascoi, io ti distruggo. Grazie. Ma non bisogna mai sottovalutarlo a padre Gascoi. È un bastardone. Amitech, ciao Amitech. Devi essere un cacciatore. Scusa, l'incenso deve aver celato il tuo odore. Bene, bene. Aspettavo qualcuno della tua stirpe. A causa della caccia tutti stanno chiusi in casa, aspettando che finisca. Come è sempre stato, sai, si è sempre conclusa. Ma non finirà bene, non stavolta. Anche alcuni di quelli che si nascondono stanno cambiando. Le urla delle donne, l'odore pesante del sangue, il ringhio delle belve sono tutte cose troppo comuni ora. Yharnam è finita, credimi. Però se trovi qualcuno che è ancora in sé, parlagli di questa cappella di Odon. Qui saranno al sicuro. L'incenso tiene lontane le belve. Diffondi la voce, digli di venire qui. E se non ti dispiace... Thank you.
Ok. Cioè, ho un 99 punti intuizione e questa è ancora così. Sti cazzi. Questa non l'ho capita. Quasi, ma lasciamo perdere. Mi vendo questa che vale più soldi. Mi vendo questa che vale più soldi. Devi essere il nuovo cacciatore. Benvenuto nel sogno del cacciatore. Ora questa è la tua casa. Io sono German, amico dei cacciatori. Sì, di sì, sicuro ora provi confusione. Cerca di non pensare troppo all'accaduto. Vai là fuori e abbatti qualche belva. È per il tuo bene. Sai, è questo ciò che fanno i cacciatori. Ti ci abituerai. Calice delle origini del rituale breve. Oh, beh, salve. Splendido. Ho un piccolo favore da chiederti. Presto andrai a caccia, immagino. Allora, se troverai dei superstiti, di loro di cercare la clinica di Josefka. Per il giuramento di Ippocrate, se sono ancora umani, mi prenderò cura di loro. Forse riuscirò anche a curarli. Ammazzarli? Questa malattia, queste belve, non vanno temute. Questa volta la notte è lunga. Sono intrappolata qui, ma voglio aiutare in qualche modo. Arriverò a ricompensarti per la tua collaborazione. E io la ricompensa voglio. Allora? Vai. Bene, vai dunque.
Ciao, signor cacciatore. Non hai ancora trovato mia madre? Oh, certo. Posso aspettare. Ma c'è forse qualcosa che posso fare? Forse mamma e papà sono bloccati là fuori, aspettando che io arrivi ad aiutarli. Tu cosa ne dici, signor cacciatore? Sì, va bene. Grazie, signor cacciatore. Ti voglio bene quasi quanto al papà, alla mamma e al nonno. Fanatic Mode non si vede. Come non si vede? Ho qua il tablet. Sto a guardare anche io la trasmissione, si vede una meraviglia. Dobbiamo andare dalla vecchia, dobbiamo andare, vero? La vecchietta, quella che mi sta simpatica. Quanto è qua? Da qua arrivo subito alla vecchia. Ci provare a spararmi. Oh, 2 contro 1. L'altro scappa, no? Non scappa. E fa scherziamo, scappi. Non esiste proprio. No, di qua no. Sbagliato. La vecchia è sopra. Ecco qua la vecchia. Ho sentito, sì. Chiudersi in casa non è sempre sufficiente. Se voi cacciatori faceste il vostro lavoro, non saremmo ridotti così. È tuo dovere aiutarmi, hai capito? Allora cosa mi dici? Hai intenzione di dirmelo o no? Allora, cosa sai? Un forestiero di un qualche valore? Beh, non restartene lì! Non hai del lavoro da fare? Vai a tagliare qualche gola! Sistema questo caos! Vaffanculo, va! Mi sta antipatica, però mi serve. Lei mi dà i sedativi, mi dà.
Oh no, non mi sono scordata. Credi che io sia Oh no, non mi sono scordata. Credi che io sia in debito con te? Beh, questa è davvero bella. Il disastro che si è abbattuto su Yharnam è colpa soltanto di voi forestieri! La vostra stirpe ha corrotto il nostro sangue! Non ti avvicinare! Conosco quelli come te. Ma vaffanculo, va. Pieno? No, ce l'ho. Questo dovrebbe essere pieno. Vista, sapevo. Molotov, piena. Qua c'è... Vabbè, penso che lo sappiate tutti. Praticamente qua c'è un tizio col sacco. Se vi fate ammazzare più avanti, si attiva un full una full motion segreta che vi porta alle prigioni, vi porta... Io non ho mai più attivata questa full motion. So dov'è, come andarci. Se non lo sapete, venite qui la prossima volta e trovate il tizio col sacco, vi fate ammazzare e parte la full motion, ragazzi. E vaffanculo.
Tu sei un cacciatore di belve, vero? Lo sapevo. Anche io ho cominciato in questo modo. Ah, ti chiedo scusa. Chiamami pure Alfred. Protetto di Mastro Logarius, cacciatore di vile sangue. Allora, cosa mi dici? Le nostre prede possono essere diverse, ma siamo entrambi cacciatori. Perché non collaborare e discutere di ciò che abbiamo appreso? Oh, oh, molto bene. Molto bene davvero. Prendi questo per celebrare il nostro incontro. Carta di fuoco, grazie, tre, buono. La caccia alle belve è una pratica sacra. Che il buon sangue ti mostri la via. Potremmo trovare parecchie cose da condividere. Forza, dimmi cosa suscita il tuo interesse. Allora, la prima... Come sai, la chiesa della cura è la fonte del sangue curativo. Beh, io sono un semplice cacciatore. Non conosco molto bene i meccanismi dell'istituzione. Però ho sentito che il sacro ricettacolo del sangue curativo è venerato nella cattedrale principale e che i consiglieri della vecchia chiesa risiedono nel livello superiore di Cathedral Ward. Se sei in cerca di sangue curativo e la chiesa è disposta ad aiutarti, ti conviene far loro visita. Bergenworth è un antico luogo di studio e la tomba degli dei che si trova sotto Yharnam dovrebbe essere familiare a ogni cacciatore. Tempo fa, un gruppo di giovani studiosi di Bergenworth ha scoperto un sacro ricettacolo nei recessi della tomba. Questo ha portato alla fondazione della Chiesa della Cura e a tutti i riti legati al sangue curativo. Da questo punto di vista, tutto ciò che esiste di sacro a Yharnam può essere fatto risalire a Bergenworth. Oggi, però, quel luogo giace sepolto da una fitta foresta, abbandonato e in rovina. Inoltre, la Chiesa della Cura ha dichiarato che Bergenworth è un'area proibita. Non è chiaro quanti di coloro che vi hanno studiato siano ancora in vita, ma solo loro conoscono la parola chiave che consente di superarne il portale. Addio, dunque. È stato un piacere. Che il buon sangue ti mostri la via. Pure pieno. Questa città è abbandonata da tempo. Qui i cacciatori non sono benvenuti. E chi se ne frega? Tu! Cacciatore! Non hai visto l'avviso? Torna subito sui tuoi passi. Old Yharnam, bruciata e abbandonata dall'uomo, è ora abitata solo da belve. Non sono un pericolo perché sta sopra. Torna indietro, o il cacciatore dovrà affrontare la caccia. Il cacciatore ti viene a cacciare, scemo.
Però dillo, sa che puoi fartelo anche amico per chi non lo sapeva. Ah, sì, lo so. Te lo puoi fare anche amico, sì, vero. Io solitamente lo falcio sempre, lo falcio. Scegliendo la seconda risposta. Vero, vero. Lo farò vedere. Lo faremo vedere. Lo faremo vedere che ce lo possiamo fare amico. Come vedete ho spento la fiamma e ora mi attaccano. Si fanno più coraggiosi, però la riaccendiamo che è meglio. Sei un cacciatore abile. Super abile. Spietato. Anche spietato, sì, è vero. Come i migliori cacciatori. Siamo molto spietati, verissimo. Ok, provaci. Pieno, che cavolo, tutto pieno sono, oh, strapienissimi. Devo pensare che tu ancora sogni. Beh, quando hai cosa in mezzo, stronzo. Rifletti bene. Va bene. Avremo vendetta, stronzo. Giusto, giusto, ma che sei in mezzo. Non l'ho capito perché sono spuntato qua, non l'ho capito. Buh. Perché sono spuntato qua? L'ho attivata via la lanterna lì. Buh. Misteri di Bloodborne. Poi ammazzo a Eric.
Sì, ti può occupare. Ciao Christian. Sono mila e chili, di che è? Di che parli, Christian? Devo pensare che tu ancora sogni. Beh, quando farai il prossimo sogno, rifletti bene. Non mi sono voluto curare per correttezza. Non mi sono voluto curare. Avrò il tuo scalpo. Bambini, mi hai fatto incazzare. Arrivo. E mo so cazzi tua.
Tutti morti. Sì, che urli, sei rimasto tu. Pensavo che morissino tutti, invece sono sopravvissuti in quattro. Incredibile. Eppure ancora ci giocano, vedo fantasmi, vedo.
Ok, a voi. Quindi mi ammazzo la belva setata, ma l'ammazzo da solo? Ok, allora mi ammazzo la belva. Tanto non ci vuole niente ammazzarlo. Ok, come vuoi, dimmelo tu. Se vuoi fare punti, aspetto. Ok, allora ti aspetto. Così almeno farmi. Già sono io a 2 milioni. Allora aspetta che metto la password. A posto, password messa. Compri echi di sangue. Compro. Se ti vuoi unire, qua hai la possibilità di farmare con me. Sono a 2 milioni. Sono. Sei al lavoro, vero? Me lo dimentico. Scusami. Sei al lavoro, vero? Ah. Aspetto a Enzo. Allora Enzo, ci sei? Poi manda un invito party, manda. Dimmi quando ci sei. Sto aggiornando la play, porca zozza. Allora che faccio? Ammazzo e entri dopo? Ci facciamo le tre streghe? Ah, la 4.6, vero, me l'ero dimenticato. Quindi che faccio, Enzo? L'ammazzo e ti chiamo alle tre streghe? Ok. Ok.
No! Ma porca troia, il morso non me l'aspettavo. Finché era morta, era morta. Ma porca miseria, non mi aspettavo il morso. Che morte da babbo. Cazzata, cazzata, cazzata. Ciao amica, anzi Francesco mi pare che ti chiamavi. Aspetta l'amico, tu allora senza Kev vai avanti. No, lo ammazzo in 2 secondi allo stronzo di Belva assetata. E che non mi aspettavo il morso, non mi aspettavo. Ah, Francesco, vero, Francesco. Me lo devo memorizzare il tuo nome. Ora scusami Francesco, devo fare il culo alla belva setata. Per principio.
Letale, bel lavoro Salvo, lo so, mi sono vendicato. All'inizio io ho solo scherzato. Mi ha fatto incavolare. Oh, l'invito party del mio amico Enzo. Un attimo ragazzi che accetto l'invito party, eccolo qua. Eccoti qua, ti ho trovato. E meno male che questo aggiornamento doveva velocizzare le cose. Sì, ho visto come velocizza. Sempre lento. Ciao Enzo. Allora, sto andando alle tre streghe se ti interessa. Anzi, no, devo affrontare il Chierico Belva, quello della cattedrale. No, come cavolo si chiama? Sì, a Cattedra Vuova, come si chiamano? Mi sono dimenticato il nome. Il Vicario Amelia, sì, esatto. Due tumuli, un tumoso. Quindi ci vediamo. Ah, devo comprare la chiave. Va bene, dai, spendiamo sti 10.000 anime. Mi sento generoso, mi sento, dai. Anche se potrei evitare di comprarla, va bene, uguale. Ci vediamo al vicario. Ok. Sì, basta in. No, se vuoi farmare, puoi farmare con lei, secondo. Ti metti di lato, ti metti e me la vedo io. Qual è il problema? Ti metti in angoletto e farmi a sgarro, a sgarrubo. Sai quanto sali? Minchia, veloce veloce sali. Ho messo una runa della luna al 30%, le altre due non le ho messe, se no mi si abbassa la robustezza. Che cavolo? Cavolo, ho sbagliato, vabbè, uguale. Dicevo, non ho messo le tre rune, ma ho messo solo quella al 30%, quindi. Sì, vabbè, ma se metto le altre due rune arrivo al 60% di echi del sangue, però farmo come un vichingo, farmo, però con le tre rune mi si abbassa la tempra. Allora, ti decidi. Però con questo personaggio io ho messo una gemma abissale sulle mie due armi. La pistola ce l'ho a livello 10. Quindi automaticamente faccio il parry a distanza. Perché escono delle faccine sui messaggi in live. Mi mettono le faccine. Si vede che gli piace come gioco. Atomico. Sì, compratela, io ti aspetto dal vicario. Sì, va bene. Ce l'hai la Scythe, quella che uso io? No, la. Sì, allora te la faccio pigliare io, ma dicevo l'arma, la Scythe, ce l'hai quella che uso io? Ah, scusa, Elvis. Il grande Elvis. Allora, sto arrivando. Purtroppo ho sbagliato destinazione. Sto arrivando. Eppure al pesto della nave c'era la faccina sorridente. E così via. Sì, le smile si chiamano. Dovrebbero chiamare Smile, se non mi ricordo male. Al posto, sì. Io mi ricordo che si chiamano Smile. Può anche darsi che mi ricorda male. O si chiamano Faccine. Boh. Io mi ricordo che si chiamano Smile. Sì, io sto arrivando. Sono quasi arrivato. Un attimo, che mi sto massacrando. Dicevo, la Scythe non ce l'hai, la Scythe, quella che uso io. L'arma che stai prendendo. Sì, non ce l'hai. Poi te la faccio pigliare io la Scythe. E ti faccio mettere. Tu gemme abissali non ne hai, vero?
Ora te li faccio pigliare io. Ci penso io a farteli pigliare ora io. Ora. Se vuoi, o puoi pigliare l'altro e ti faccio aumentare con l'altro, se vuoi. Nell'altro non ne hai, sull'altro... Come vuoi tu, tu lo devi dire. L'altro personaggio ne hai gemme abissali. Ok, te li faccio pigliare io le gemme abissali, vabbè. Allora, se io ti faccio pigliare le gemme abissali... Allora, cellulare atomico, quello di Fallout, ah... Dicevo, se ti faccio pigliare le... Aspetta, che stiamo... Le rune queste abissali... Praticamente le tue armi diventano mostruosamente forti, come ce l'ho io. Rischio di morire. Allora, mi avete strotto le palle. Due in un colpo solo. Ok, mi hai stufato. Meno male con la save. Duke Nukem, sì, vero. Me lo ricordo. Allora, sto arrivando perché ho sbagliato. Ora sto arrivando a... Sono da Odeon. Ho sbagliato campanella. Quindi stai pigliando quello grande che hai, giusto? Tu l'hai fatta la regi... Ah, ok. Con quello grande l'hai fatta... Sì. Sì. Ok, vai in tinta del sangue quella donna, giusto? Col personaggio donna. Ok, va bene. Come sto facendo io col mio personaggio in tinta del sangue. Va bene. Quindi tu con questo personaggio non l'hai fatto la regina putumedia, giusto? Ah, beh, allora lo facciamo insieme, dai. Ci passiamo il pomeriggio, se vuoi, a giocare. Ti faccio fare la regina putumedia, ti faccio fare tutto, dai. Esatto, è la sposa che si vede là al boss. Che con l'ultima patch diciamo che l'hanno un po' resa facile, perché prima era difficilissima da battere. Dovevi avere minimo le gemme abissali per poterla sconfiggere. Cioè, questo gigante mi dà 11.246 echi dal sangue. Ok, sto aprendo il cancello, sto aprendo. E suona la campanella quella grande e tu suona quella piccola. Ok. Ho suonato la grande, Enzo. Quindi io dovrei mangiare la bagna. Ah, stai parlando... con un'altra persona, no, con me. Sì. Aspetta che parlo con la prostituta. No, ok, ok. Pensavo che parlassi con me. Ti dovrei sentire già. Come mai? Pure se non sono vicino, ti dovrei sentire. Oh, che aroma bizzarro. Ma lo preferisco di certo al fetore del sangue e delle belve. Cosa c'è dunque? Durante la caccia non lavoro. Se sei qui per quello, allora dovrai arrangiarti. Se non ti va bene, torna la mattina, tesoro. Ok, torniamo la mattina.
Quindi tu non l'hai affrontata mai la regina Fotomelia, giustamente, mai. È forte, pure se l'hanno un po' indebolita, è forte uguale, cazzo. Se non hai un livello bello alto, ti trucida. Poi ti faccio usare la 7, questa cosa io. Nei combattimenti e negli scontri PvP è ottimo questa 6. Poi con le gemme abissali sopra fa un male cane. Ogni colpo a segno va raddoppiato. Distrutto. E palla. Una delle tue note è stata valutata positivamente. Ancora me le votano. Urca. Mica, mi sono emozionato. Ho 999 nelle note. Sì, ora mi prendi, so che cervelli, sogna. Sto aprendo il portone dall'altra parte che non l'ho aperto, me lo sono dimenticato. Quindi lo sto andando ad aprire e arrivo da te. Ecco, sto salendo le scale. E sto per arrivare, tra pochi istanti arrivo. Questo la leva, sta qua, ho aperto il cancello. Io vorrei aprire il secondo cancello, così è tutto aperto e sono da te. No, là, al mostro, sto arrivando, sono già da te. Poi le altre cose le prendo, hai scoperto, qua l'ho scoperto. Dove si è apparso? Occhio che c'è il gigantone, eh? Cazzo! È stato quello con la pistola che mi ha washottato. Maledizione. La sua pistola è buona. Quella a due colpi spara. Se ne è una non funziona. Però con quella è sicuro un Perry, sicuro al 100%. Se la porti a 10 come ce l'ho io con l'altra pistola è pure Perry. Scusami che l'attesa. Platessa, scusami. Ok, scusami tu. Aspetta che non ho capito perché non mi ha fatto iniziare a come si chiama alla cattedrale. Wow.
Devo riparlare con l'auto. Vabbè, sto arrivando veloce. Sì. Con 99 di Equitassan. Anzi. Che ne so. Sto arrivando. Poi vado ad essere nel cacciatore e ci parlo. Sto arrivando velocissimo. Sì, sto arrivando velocissimo. Ho visto che i migliori vestiti sono questi che sto indossando da io. Sono tre pezzi diversi. Il cappello, il vestito quello del lupo, della bestia, i guanti del cacciatore e i pantaloni del cacciatore. Sono quelli che ti danno più robustezza di sopra. Appena poi te li metti, ti danno più robustezza. Ah, qua c'è Eric. Oh cazzo, che bestiale Eric, m'ha ammazzato. Che bastardo. Mi ha one-shottato Capitano Eric. Che bestiale, che c'è la mannaia. E l'ha aperto il bastardo. Che fottuto bastardo. Allora, parliamo con l'automa. Immagino che l'ha capita. Sì, certo che l'ho capita.